Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro secondo appuntamento live nel giro di pochissimi giorni. Questa settimana li abbiamo fatti abbastanza ravvicinati perché martedì era festivo, avevo un po' di cose da fare eccetera, allora l'ho fatto il live mercoledì e però oggi mi faceva piacere ancora trovarci, fare un po' il punto della situazione, rispondere ancora alle vostre domande, guardare di nuovi grafici per quel poco che è successo, magari li guardiamo con una prospettiva diversa. Adesso ad esempio ho aperto qua dietro il grafico mensile giusto per partire con questa panoramica, chiamiamola in questo modo. Ci concentriamo sempre sui time frames brevi, ogni tanto fa anche bene secondo me, anche giusto per capire la situazione, capire dove ci stiamo trovando in questo momento, capire quali sono le prospettive su uno scenario un po' più ampio. Fa bene per l'appunto dare un'occhiata dei time frames un pelino più alti. Vi ricordo che questo è l'unico posto dove le shitcoin valgono qualcosa e voi potete accumulare shitcoin guardando i miei live stream e partecipando tramite la chat, quindi mi raccomando commentate, siate attivi, rispondete alle domande perché in questo modo si accumulano le shitcoin con le quali potete poi vincere un piccolo premio. Quando arrivate a 1000 c'è il premio simbolico di 0.005 bitcoin. Quindi mi raccomando, accumulate shitcoin che in questo posto poi le potete convertire in qualcosa di valore, non le vedrete continuare a scendere costringendovi a fare i bag holder. Oggi vorrei concentrarmi di più sulle vostre domande proprio perché ci siamo già visti pochi giorni fa e non è cambiato molto. Il mercato, come avevamo immaginato, si è un po' infiacchito dopo quel falso break che c'è stato il 2 di giugno, che ha spazzato via tantissima liquidità, ha chiuso tantissime posizioni, ha abbattuto l'open interest e ha creato quella che abbiamo chiamato una candela di arresto. Ha un po' scosso per l'appunto il mercato. Dopo questi scossoni, di solito il mercato è fiacco, è lì che arranca, non si muovono grossi volumi, non ci sono movimenti importanti e questo infatti lo stiamo vedendo in questi giorni. Tuttavia bisogna fare molta attenzione perché i momenti così non vanno assolutamente sottovalutati, perché nei momenti in cui non c'è particolare turbolenza, non c'è particolare volatilità, bisogna fare attenzione a come si pone il mercato, se crea delle zone di accumulo nuove, se c'è la domanda o l'offerta che lasciano qualche segno nascosto ma in realtà visibile, se insomma si vengono a creare dei pool di liquidità da utilizzare poi come entry areas per andare ad aprire posizioni. Insomma, non bisogna assolutamente sottovalutare, anzi io sono un grande stimatore dei periodi di tranquillità, molto di più rispetto ai periodi di turbolenza nei quali solitamente tendo a non operare. Io prediligo per l'appunto i momenti di quiete in cui si può pianificare le proprie posizioni con degli stop loss belli, come dire, definiti dal grafico, con delle aree di take profit anch'esse ben definite e soprattutto in cui il mercato si riassesta intorno ad un nuovo prezzo. Vi dico innanzitutto che un po' di minuti fa, in verità, ho ordinato una nuova carta per spendere le cripto che si chiama Monolith, che l'ho letta nei vostri discorsi su Discord e mi avete invogliato a provarla. Voglio provarle tutte, sapete, il mio scopo sarà quello. Mentre aspetto la crypto.com che ci mette di più del reddito di cittadinanza ad arrivare, proverò questa che insomma ho sentito altri che l'hanno ricevuto in poco tempo, quindi mi aspetto di riceverla anch'io tra poco. Ho visto che ha zero fees, ha un wallet non custodial, quindi tutte caratteristiche molto interessanti, è integrata con gli ecosistemi DeFi, il wallet è deployed, quindi è creato sulla blockchain Ethereum tramite uno smart contract, mi piace parecchio. Allora, inizio un po' a leggere le vostre domande, poi buttiamo un occhio sui grafici, partendo per l'appunto dal mensile, che lascio intanto qui dietro come teaser, e già che ci sono ve la butto lì, vi dico, cosa ci vedete voi in questo grafico? Commentatemelo voi, così poi iniziamo a fare un'analisi magari più interattiva, facciamo un'analisi insieme. Io innanzitutto comincio a leggere quello che mi dite. Ciao a tutti, buonasera, ciao, buonasera. Scambio, cedo Ripple per shitcoin. Ripple vale molto meno delle nostre shitcoin. Ho preso ferie per vedere un po' dei tuoi video. Caspita, mi lusinghi in questo modo.
Le hai ancora Stellar? Le Stellar a 670 Satoshi? Sono molto interessato a cash and carry. Se puoi, potresti fare un video di approfondimento. Allora, guarda, Stellar in realtà non ne ho minimamente. Forse avevamo condiviso una posizione un po' di tempo fa, non mi ricordo neanche, a dire la verità. Vado a buttare un occhio sul grafico giusto per sfizio. Allora, Stellar Bitcoin. In realtà, ecco, guarda, già che me lo fai notare, ti dico quello che ne penso del grafico. Facciamo un'analisi anticipata ma breve. Come vedi, c'è un range che si è formato ormai da tempo, perché è abbastanza di lunga durata, oserei dire. Andiamo a vedere anche quanto, parliamo di quasi un anno, 330 giorni, e questo range vedete che continua a vivere fin tanto che la liquidità in offerta che si trova qua sopra respinge qualsiasi attacco. Adesso la stiamo attaccando ancora. Detto in breve, per non dilungarci troppo, anche perché non c'è tantissimo da dire su questo grafico, nel caso in cui dovessimo andarlo a bucare a rialzo in questo modo, con almeno una conferma settimanale, e poi si può passare sul time frame daily per andare a osservare la price action più da vicino, si potrebbe pianificare un entry in maniera simile a quello che stiamo facendo per Cardano. Per capirci, Cardano che ormai è partito in quarta, qualcuno dice non tornerà più, non lo vedrai mai più, ma io sono paziente e la pazienza è una virtù secondo me nel trading. Tra poco commenteremo anche la posizione su Cardano, dove ho posizionato i miei entry, come mi sono schierato per l'appunto per questo long su ritracciamento. Vi dicevo, il setup è molto simile, con la differenza che Cardano è più o meno già qua. Scherzi a parte, vedete, abbiamo questo livello che è un po' la zona del top delle shadows. Come vedete, sapete che il mio metodo per rientrare sui ritracciamenti dopo i break importanti prevede come top della zona d'ingresso proprio il massimo delle shadows formate dalle candele prima del breakout, quindi questa sarebbe l'area di prezzo, circa 950 sat. Come bottom dell'entry invece prenderei il bottom di questo clusterino intermedio, ovvero 840 sat, per capirci questo livello qui. Ok? E niente, fino adesso però nulla di fatto, anzi per ora la candela settimanale in corso sembra abbastanza attaccata dall'offerta, quindi sarà curioso vedere se magari la prossima riuscirà a penetrare questo pool di liquidità che ci si è formato sopra, altrimenti per me Stellar non ha molto appeal, diciamo. Torniamo al nostro grafico mensile e torniamo in realtà alle vostre domande, perché non affrettiamo i tempi, c'è la chiacchierata all'inizio, le analisi dei grafici le facciamo dopo. Allora, ritorno a voi. Ciao Luca, hai ancora ma perché i shitcoin mi diminuiscono? No, è impossibile. Se tu clicchi in basso a destra sul mio loghetto, vedi in basso a destra di nuovo nel pop-up che ti si apre il numero di shitcoin. Guardale da lì, non fate punto esclamativo points, perché non è affidabile, sono due cose diverse, ho scoperto. Ciao Luca, hai ancora aperto lo short di copertura di cui parlavi tempo fa? Ho dato questo piccolo setup long, l'hai chiuso? In realtà la cosa divertente è che ce l'ho ancora aperto. Il setup long era più speculativo, in realtà quello che io cerco per chiudere il setup short è il definitivo break dal range in corso, quindi attualmente ci stiamo muovendo in lateralità senza troppa energia. Se ci continuiamo a muovere in lateralità, non mi dà ancora quella spinta per chiudere lo short di copertura. Va contestualizzato, ovviamente lo short di copertura è una copertura per l'appunto, e di conseguenza si tratta di un take profit, va visto in questa maniera. È come se io, avendo aperto in passato comunque delle posizioni spot detenendo dei bitcoin, avessi fatto un piccolo take profit, ok? Senza però vendere, per motivi di comodità, diciamo, e anche di semplicità nella gestione delle posizioni. In questo modo ho fatto un piccolo take profit per l'appunto in quest'area, per salvaguardare in parte la posizione spot che ho aperto ancora in più durante il grande crollo di marzo. Ero riuscito ad aprire uno spot a un prezzo molto interessante in zona 4000 e ho voluto salvaguardarlo per evitare poi di bruciarmi il profitto fatto da lì, e quindi lo lascio aperto fin tanto che non si palesa proprio un setup long estremamente forte. Potremmo anche buttarci un occhio, già che siamo qui, andando a vedere su
Max il grafico, facciamo giornaliero, che è il grafico su cui si basa il mio setup. Allora, fondamentalmente un setup long sufficientemente forte, del tipo proprio di rottura della struttura di lateralizzazione in corso, che è questa, sarebbe la rottura appunto di questo range. Quindi voglio vedere dei nuovi massimi confermati, idealmente dai 10.500 in su. Io avevo uno stop loss a 10.500 qualcosa che non è scattato fortunatamente, e ho rischiato grosso con questo falso break. Immaginatevi che bello, visto che durante questo break, oltre al di là dello short di copertura, avevo aperto anche la posizione long speculativa. Pensate che bello se mi stoppava lo short di copertura, mi stoppava il long speculativo e poi tornava a metà. Veramente sarebbe stata l'apoteosi. Fortunatamente non è successo. In ogni caso, finché non iniziamo a tracciare nuovi massimi confermati, per me non sussistono le ipotesi di continuazione rialzista. C'è da vederlo come un punto in cui riacquisterei, ecco, sempre girando la frittata per rientrare nella metafora sempre del take profit, dell'utilizzo dello short di copertura, come se fosse un take profit sintetico. Ecco, allora ritorno a voi, continuiamo con le nostre domanduzze. Allora, buon venerdì anche a voi, buon venerdì. Tra l'altro, finalmente si può andare a farci un giro, ambulanza di rigore ormai, e stasera me ne vado a fare un weekend al mare a prendere il diluvio, perché ho visto già che il tempo fa schifo, però almeno stacco un po' dalla città, mi ci vuole assolutamente. Parentesi, se avete delle domande anche sul trading algoritmico, visto che tra poco ne parliamo, ho aggiornato un po' lo script degli alert per semplificarvelo e per renderlo un po' migliore a tutti gli effetti. Tra poco ve lo mostro, vi condivido il link e è tutto vostro, insomma, gratuitamente come sempre. E mi è venuto in mente perché ho letto: mi sconsigli di impostare un valore percentuale del wallet su TradingView Hub. Vedo due tette nel grafico, dottore. Due tette dove sono? Qual è questo pattern nuovo che non capisco? Non lo so, potrebbe essere curati. Al posto del testa e spalle rovesciato c'è il nuovo pattern, il pattern tettuto, una roba del genere. Bello, bello, bullish sicuramente. Allora, in ogni caso, il valore percentuale del wallet su TradingView Hub, non saprei, in realtà non è male come idea, perché ci può tranquillamente stare. Anzi, nelle simulazioni delle strategie avevamo utilizzato proprio un valore percentuale, ovviamente questo nell'apertura delle posizioni. Nella chiusura delle posizioni rimane tutto allo stesso modo, chiaramente, perché la posizione la chiude. Alcuni mettono la trend line discendente di lungo periodo del Bitcoin sulle spikes. Tu vedo che l'hai posizionata sulla chiusura delle candele. Ecco qua un altro dibattito che va avanti da più o meno secoli, ma è sempre una domanda interessante. In quelli che fanno come te il trend è stato rotto, per gli altri invece ancora non lo è stato. Perché tu hai scelto di posizionarla lì? E quali sono le ragioni di chi usa gli spikes? Allora, questa è una gran bella domanda, effettivamente. Perché? Come vedete, se si utilizzano le shadows piuttosto che le chiusure delle candele, la cosa cambia, la situazione cambia tantissimo. Io vi dico perché di solito utilizzo le chiusure delle candele. Io innanzitutto le trend line le utilizzo non come segnali operativi, attenzione, quindi non apro mai posizioni sulle trend line, ma come definizione di bias, ok? Come decisore di bias. Cosa vuol dire? Vuol dire che semplicemente se vedo che il prezzo supera una trend line, mi entra un bias di un certo tipo, che può essere ovviamente bullish nel caso di rottura di una trend line discendente e bearish, scusate, stavo per scapparmi ancora, nel caso di rottura invece di una trend line ascendente. Quindi in questo caso, come giustamente facevi notare, teoricamente abbiamo la rottura. Questo sì è un segnale interessante di bias di tipo bullish, che però non ci voleva, insomma, questo grafico per capirlo, perché anche il daily è fortemente bullish, e in ogni caso, come dicevo, non è un trigger di posizione. Come trigger di posizione utilizzo soltanto i livelli orizzontali. Livelli orizzontali come può essere ad esempio questo. Pertanto, se il titolo infatti recita che giugno potrebbe essere un mese fondamentale, perché la chiusura di
di giugno è veramente importante, cioè ci può dire tante cose. Vi sto già spoilerando l'analisi un po' del time frame mensile, però come vedete ci troviamo in una situazione fortemente critica. Siamo appena fuori da una trend line, siamo a rischio, permettetemi il termine, di rompere questo costrutto facendo un higher high confermato, perché qui è un po' timido ancora, ma non è escluso che lo confermiamo con la candela di giugno. Con più forza lo confermiamo e più questo higher high diventa importante, e addirittura se andiamo a fare un higher high rispetto ai 10.700-11.000, caspita, lì è un segnale di una forza esorbitante, perché andiamo a rompere un costrutto di lateralità che dura dal 2017, cioè bisogna rendersi conto delle proporzioni di questa cosa, cioè la rottura, la creazione di un higher high su time frame mensile dopo un costrutto triangolare che dura da anni, caspita, è forte come segnale. E parliamo del mercato di Bitcoin, dove pochi anni equivalgono a due secoli nel mercato tradizionale, cioè la stanza dello spirito e del tempo. A parte tutto, tornando alla domanda iniziale fatta, io utilizzo per l'appunto le chiusure delle candele proprio perché in questo modo relativizzo la trend line al time frame considerato. Se non utilizzassi le chiusure ma utilizzassi gli spikes, sarebbero identiche le trend line su tutti i time frames, ok? Sul mensile, sul settimanale, sul giornaliero, sul 2 minuti, sul 5 minuti, perché semplicemente appunto gli spikes sono i massimi toccati. Quindi se io spostassi appunto la trend line in questa maniera, andando a utilizzare le punte, le shadows delle candele, starei facendo una trend line riferita a un time frame più veloce, in verità, ok? Spero che di essere stato chiaro in questo passaggio. E in questo modo lo decontestualizzo un po', perché se sto osservando il time frame mensile e vado a buttare la trend line di un time frame più breve, ecco, c'è una sorta di decontestualizzazione. Quindi mi piace, per lo scopo che ho io, ovvero definire un bias, non un livello operativo, perché per un livello operativo capisco di più invece utilizzare il time frame più breve possibile, perché superare la trend line che tocca gli spikes potrebbe innescare più liquidità. Capite che considerando il discorso delle sacche di liquidità, in questa zona che ho evidenziato appena sopra questa trend line ci sono molte shadows, quindi si trova della gran liquidità, e questa liquidità va penetrata, va superata prima di poter innescare un movimento. Se invece facessi una trend line che tocca soltanto le punte, qua sopra c'è il vuoto, ok? Quindi romperla significherebbe già aver triggerato tutta la liquidità, aver assorbito tutta la liquidità. Questi sono un po' i due significati contrapposti. Io preferisco bias sulle trend line relative al time frame, quindi alle chiusure delle candele, operatività che invece mi viene definita dalla price action su livelli di prezzo orizzontali, supporti o resistenze, oppure pool di liquidità, chiaramente. Spero di essere stato chiaro. E grazie per la domanda, che è sempre utile parlare di questa cosa qui e fare un reminder. Per caso, la sparo proprio così, è un triplo massimo? Dunque, un triplo massimo non saprei, perché in verità questo, cioè il triplo massimo prevede una respinta di nuovo, ok? Se intendi qua il triplo massimo. Adesso aspetta che cancello un po' queste due linee che ho fatto. Allora, triplo massimo magari intendi 1, 2 e 3, penso, perché questo comunque è un higher high vecchio, e pertanto se così fosse appunto ci manca la conferma del triplo massimo, ovvero un segno palese di offerta, che sarebbe ad esempio una candela rossa engulfing bearish piuttosto che un fail swing gigante, esempio la candela di giugno chiude qua, con una shadow lunghissima e dentro di nuovo la trend line, quindi falso break, e lì sì che ci sta l'ipotesi di triplo massimo, ma così è ancora tutto da confermare. Ve l'ho detto, il mese di giugno sarà molto molto importante. Adesso io dico così, poi giugno chiuderà con una candela insignificantissima. No, speriamo di no. Allora, puoi guardare Tron Bitcoin? Sì, più tardi però, perché adesso volevo fare imbastire un paio di chiacchiere. Hai mai sentito parlare di P-Network? Se sì, cosa ne pensi? Guarda, non mi dice assolutamente niente. Ne ho sentito parlare sì, ma mai bene, a dirti la verità. Mi sembra un po' una sorta di schema piramidale, qualcosa di poco interessante, insomma. Ti dico assolutamente la verità. Ho visto anche i video dei 4 errori da evitare. Avendoli fatti tutti, vinco qualche shitcoin.
Guarda, credo che tutti li abbiamo fatti tutti. Quattro errori da evitare, non me li ricordo, ma arrivano direttamente dal mio canale YouTube, anzi andiamoli a vedere insieme, facciamoci queste due risate. Allora, il tuo canale, andiamo a vedere i quattro errori da evitare, ti avevo fatto anche la playlist, però poi l'ho eliminata da qua, playlist, ritorniamo qui, i quattro peggiori errori nel trading di Bitcoin e criptovalute. Che guardate che roba, cioè incredibile questo throwback nel passato, ma io volevo farvi vedere al di là dell'ufficio con testa di bronzo, eccolo. Pensare che è utile anche guardare queste cose, perché sono errori che effettivamente tutti fanno. Infatti, se avete un po' di tempo da buttare, buttate un occhio anche su questi video, che li avevo fatti un paio anni fa, sì, 2018, però sono degli evergreen. Pensare che il passato si ripeta ugualmente, sono i quattro errori più comuni da evitare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una cosa è successa nel passato, non per forza deve succedere ancora, anzi, il passato spesso non si ripete. Quindi se, esempio, c'è un pattern che in passato è andato in un certo modo, spesso vedo i cosiddetti frattali, no? Che c'è stata una conformazione simile nel 2018, allora la si traspone a oggi e si presume che l'esito vada allo stesso modo. Non è affatto così, ok? Il fatto che una cosa è accaduta nel passato non significa che si ripeterà allo stesso modo. Numero due, che è legato all'uno, cercare di prevedere il futuro. Nessuno è in grado di prevedere il futuro. L'analisi tecnica non serve a prevedere il futuro, e chi vi dice il target di prezzo è 11.000, 12.000, 15.000, 6.000 sta dicendo una marea di cacate gigantesche, astronomiche, perché non esiste nessuna predizione, si può soltanto soppesare il rischio con l'analisi tecnica. Lo scopo dell'analisi tecnica non è predire il futuro, ma è trovare delle configurazioni a rischio rendimento positivo, a rischio rendimento favorevole, ok? Quindi attenzione anche alla tentazione, che c'è sempre, di voler prevedere il futuro, come quando magari si vede il prezzo che scende per un po' e si dice boh, compro ai massimi perché tanto adesso risale. È un erroraccio. Numero 3, avere fretta e volersi rivalere sul mercato. Magari adesso vi sto annoiando a morte, però ditemi, magari datemi anche un feedback in chat, cosa ne pensate, se avete fatto qualcuno di questi errori, se come me li avete fatti tutti, come me e anche come il nostro amico che ha scritto poco fa. Avere fretta e volersi rivalere sul mercato è tipico, perché quando magari ci va un trading stop loss, oppure abbiamo fatto un buy e il prezzo scende, cacchio, iniziamo a incavolarci, no? Da dire caspita, no, adesso devo recuperare questa perdita in questo modo, mi devo rivalere, devo riuscire a recuperare la perdita. C'è questa mentalità del voler recuperare la perdita. Questo è un errore che viene definito in un libro che ho letto framing ristretto, che vuol dire focalizzarsi sulla singola posizione anziché sull'insieme, che è un errore tipico dei trader novelli, tra virgolette, perché vedono la singola posizione come la cosa più importante e dimenticano che il trading è fatto da n posizioni consecutive, delle quali un po' le si vince, un po' le si perde. Non esiste che uno inanella soltanto trade vincenti, cioè bisogna mettersi in testa che la perdita fa parte del gioco, cioè parte integrante del gioco. Bisogna mettersi in testa che i trade perdenti sono trade perdenti, sono da vedere come un tassello di un puzzle che è la nostra strategia, che è il nostro portafoglio, e quindi è un errore focalizzarsi su quel trade e cercare di recuperare la perdita fatta in qualche modo. Ovviamente servono delle strategie di loss management, magari di dimezzare l'esposizione dopo n perdite, eccetera eccetera, ma deve essere una cosa sempre vista dall'alto e mai da vicino. Ci vuole un framing molto più generico, non mai ristretto, un framing ampio che inquadra tutto, cioè tutti i trade che fanno parte e faranno parte in futuro della nostra strategia, che saranno tantissimi, tantissimi saranno perdenti, tantissimi saranno vincenti. Quindi mai avere fretta e mai volersi rivalere per recuperare perdite. Numero 4. Un altro classicone, chi all'inizio non ha fatto all-in in una posizione, magari in un altcoin, magari vedeva, che ne so, la shitcoin di turno che dampava, boh, all-in dentro. Io l'ho fatto, voi non lo so, spero per voi di no, ma è una lezione anche quella. Mai sovraesporsi usando troppo capitale in un trade, anche questo va pianificato con molta attenzione, perché
È importantissimo definire il rischio per ogni trade, altrimenti salta tutto. Cioè, se il rischio è definito così a cavolo, a ogni trade, a seconda del sentimento, rischio di più o rischio di meno, succede che se oggi ci si è svegliati particolarmente bene, ci si sente particolarmente confidenti in se stessi, si va a rischiare troppo. Se un giorno mi sveglio male così, magari il rischio troppo poco. È sbagliato, perché mi va ad alterare in maniera drastica i risultati poi del mio trading system e della mia strategia. Quindi attenzione, soppesare bene il capitale da utilizzare nel trade. Niente, questo era giusto un excursus, visto che è saltato fuori il discorso, spero di non avervi annoiato troppo. Vinci qualche shitcoin? Guarda, Giampi, quasi quasi direi proprio di sì. Per la tua sincerità, ti sei vinto 5 shitcoin e te le accredito immediatamente. Abbi 2 secondi di pazienza e te le faccio avere. Andiamo avanti. Luca, cosa pensi di IOTA? Guarda, come progetto non mi dice poco nulla. Come grafico ci guardiamo dopo. Mi dice poco nulla perché di concreto, cioè come viene utilizzato, chi lo utilizza, io mi pongo queste domande nel vedere quello che un progetto è. Ho smesso di fare speculazione sulle altcoins del tipo ciò che potrebbe essere, perché c'è troppo marketing e troppa poca concretezza nel mondo delle altcoins. Nel video del tuo portafoglio parlavi di allocare una fetta di Ether nel progetto MakerDAO e utilizzare i DAI in piattaforme di DeFi SeFi. Ora che la stability fee è a zero, pensavi di farlo? Hai cambiato idea? In realtà adesso sono più orientato a utilizzare gli Ether per fare staking di Ether 2.0, quindi credo che mi orienterò di più su quella strada lì e abbandonerò il discorso di aprire dei CDP su MakerDAO. Cosa ne pensi delle analisi di Jacopo Marini su TradingView? Si basano sull'analisi ciclica evoluta. Guarda, non conosco né lui né l'analisi ciclica e sono due aspetti, cioè un aspetto magari affascinante che varrebbe la pena approfondire, ma non è il mio campo di competenza nel momento, quindi non ti so dare una risposta. Il cash and carry, qualcuno mi ha chiesto. Sì, sempre il nostro Giampi dei 4 errori. Cash and carry mi interessa, soprattutto fatto in FTX. Ti prego, approfondisci con un bel video. Guarda, in realtà avevo già fatto il video sul cash and carry, che è quella strategia di arbitraggio tra il prezzo di un future e il prezzo del sottostante. Non lo so, c'è qualche domanda in particolare che hai, qualcosa che non hai capito di specifico, o vorresti vedere, che ne so, qualcos'altro? Dimmi tu, perché mi sembrava di averne parlato fin troppo, quindi non lo so, se qualcosa non è stato chiaro dimmelo, che così lo approfondiamo. Nel campo unit di TradingView Hub con Binance Futures Testnet, la cifra da inserire è in BTC o USD? Ma direi proprio in USD, però tu prova nel dubbio, puoi fare anche execute now su TradingView Hub per provare ad aprire direttamente la posizione senza attendere il segnale. Mi pare che Binance Futures utilizzi come base currency lo USDT, quindi direi USDT. I danni della quarantena, il pattern delle tette probabilmente. Jacopo Marini non lo conosco, no, nemmeno io in verità. Hanno hackerato Simple POS Pool, non so se lo usavate, c'è stato l'annuncio pochi minuti fa. No, non lo sapevo, non lo usavo, che cos'è? Dici di più, dai, che sono interessante. Hai letto della promo per l'anniversario di Crypto? Il 30 giugno 50% di sconto su BTC. Strano che fanno un'altra promo quelli di Crypto.com, così hanno liquidità da vendere questi, mannaggia voi. Con queste shitcoin ti donerò delle camicette anni 80 da Burran bellissime, tra l'altro ne ho un'altra di camicia, recentemente ho preso una camicia che un giorno la metto apposta per voi, ve lo giuro. Più passano i giorni, più la vedo male per gli shorters. Dai, no, non lo so, è ancora tutto da vedere. Il bias è palesemente bullish, però è tutto da vedere ancora, deve essere tutto definito. Il top sarebbe chiudere giugno sopra i 10.500. Caspita, sì che sarebbe bello, perché sarebbe un segnale molto molto forte. Tra poco andiamo a vedere infatti anche il grafico più da vicino. Scusa la domanda stupida, che non è stupida, mai una domanda stupida. Già per il fatto che stai facendo una domanda vuol dire che sei curioso ed è un punto in più per te. In questi giorni sto sentendo un sacco il termine bias, cosa vuol dire? Bella domanda in realtà, non è affatto stupida, perché non è banale se uno non lo conosce. Il termine bias intende una predisposizione verso qualcosa, in particolare nel nostro campo dei grafici barra finanziario il bias può essere bullish o bearish,
positivo o negativo, una sorta di sentiment, no? Una predisposizione all'essere rialzista o ribassista in base a certe cose. Esempio di prima, la trend line. Abbiamo detto, se una trend line ribassista viene violata a rialzo, mi sposta il bias da bearish a bullish. Quindi se prima tendevo a vedere la situazione come ribassista, adesso tenderò a vederla di più magari come rialzista. Questo ha conseguenze dirette sulla mia operatività, perché prediligerò le posizioni long anziché le posizioni short, banalmente. Grazie per la domanda, magari è utile anche agli altri, anzi sicuramente. Interessante, grazie per la spiegazione, non avevo mai pensato a questa considerazione sulle shadow. E in realtà le shadow, cioè, te l'ho detto, è una questione di time frame e di linea temporale di riferimento. Ciao Luca, grazie per l'aggiornamento dello script sul trading automatico. L'ho già fatto partire nel primo pomeriggio con BitMEX e stavolta mettendo 4 soldi. Solo una domanda. Se voglio variare il trend filter MA da EMA a SMA, sì, perché c'è il parametro che permette di scegliere tra media mobile, esponenziale e semplice, nello script modifico solo quella riga oppure anche le due righe sotto? No, non è difficile da spiegare, credo di aver capito. Dunque, se tu vuoi cambiare un parametro, tu devi cambiare il parametro nel grafico, ok? Quindi tu, l'importante quando metti, poi prima di mettere gli alert, sai che devi fare un plot, almeno un plot. In quel plot lì tu clicca la rotellina di modifica, in quella modifica lì cambi, magari guarda, te lo faccio vedere direttamente che forse è più facile. Carico il layout tester strategia, che ce l'ho qua bello pronto. In realtà forse è già pronto con la nuova strategia, sì, non voglio spoilerarvi troppe cose, quindi andiamo ad aprire dall'editor Pine, facciamo apri, questa la levo, questo con gli alert. Allora, praticamente la cosa importante è sempre che deve esserci almeno un plot attivo, così aggiungendolo al grafico mi mostra tutto ciò che mi deve mostrare. Nella rotellina, vedi, tu modifichi qua quello che vuoi modificare, quindi se vuoi mettere SMA lo metti qua dentro, ok? E poi ti modificherà ovviamente anche l'apertura, la chiusura eccetera delle posizioni. Vi mostro anche la cosa in diretta, vedete che qualcosa si è spostato, non molto ma qualcosa si sposta. Una volta fatto questo, tu metti il tuo alert. La cosa fondamentale è che l'alert lo metti alla fine, ok? Perché se metti l'alert e dopo modifichi lo script, cioè il plot qua con la rotellina, l'alert rimane quello di prima, perché nel momento in cui tu crei l'alert è come se facessi un upload del tuo script sul server di TradingView, nel quale continua a girare e poi manda gli alert. Quindi se poi tu te lo modifichi in locale, non l'hai più uploadato sul server di TradingView e non sono più allineati. Importantissimo questo, ok? Mi raccomando. Vabbè, chiudo adesso questa. Esci, ok, torniamo alle domande e tra poco andiamo a vedere un po' di graficozzi. Il bias è, come dire, il sentimento, il trend del pensiero. Bravo, ben detto, in due parole hai detto quello che io ho detto in mezz'ora. Come al solito son prolisso. Se dovessimo uscire dai 10k, quali sarebbero i prossimi punti critici? Tra poco andiamo a vedere. Il triplo massimo forse intendeva sul grafico di Stellar. Ah, allora lì è possibile, nel caso in cui si palesa dell'altra offerta, però più che triplo massimo è sempre un discorso di trend, di range, scusa. Siamo di nuovo dentro al range. Io comunque ho cominciato a seguire la serie indicata la scorsa volta, Startup, davvero bella, anch'io me la sono segnata assieme anche a Billions, che me l'avete consigliata in tantissimi, quindi Billions e Startup sono nella mia lista. C'era anche Diavoli, però tra tutte è quella che mi ispira meno di quelle da vedere, non so perché, così a sentiment. Hai sentito Bloomberg shillare Bitcoin? In realtà avevo visto un report, però no, era quello di Goldman Sachs. No, Bloomberg cosa ha detto? Ha shillato Bitcoin, incredibile. Io guardo ormai le notizie, quelle che vengono condivise, che per fare notizia, per l'appunto, le filtro proprio di peso, non le seguo quasi più, ma arrivano dopo per risonanza e allora magari le leggo, ma non me ne interesso più di tanto. Su Prime, giusto? Sì. Come si va in OKX? E in OKX si va aprendo OKX, facendo il login? No, a parte gli scherzi, non so, forse intendevi come va il contest. Non sta andando male. Il
contest, in verità. Stiamo andando benino, siamo a un terzo della classifica, nella zona dei cinquantesimi così. Tra l'altro ho visto i primi sono tutti mega short, quindi se Bitcoin pompa, secondo me scaliamo un po'. Tra l'altro se arriviamo in top 10 ci si divide il premio, quindi è bella combattuta, potrebbe essere interessante. Ci sta un sacco quello che stai dicendo, mi fa un sacco piacere. Il numero 3 è stato un mio pessimo demone, hai voglia, degli errori. Chi è che non ha avuto quel demone? Ma tutti e quattro, infatti vedo che tutti mi state dando questo feedback. Questi quattro errori sono elementari, fatti tutti, ma penso che siano comuni a tutti, assolutamente sì. Ho visto quei video prima di cominciare, quindi al momento devo ancora farli. Caspita, complimenti, perché vedere i video non vuol dire di solito riuscire a fare propria la cosa, soprattutto mediare, bravo. Altro classico errore del tipo: io entro convinto che il Bitcoin salirà, poi cosa fa? Scende. E allora cosa faccio? Compro ancora e dico: ma sì, così abbasso il prezzo di carico, però magari non lo avevo previsto e faccio veramente un disastro. Non so voi, ma Luca, ma vedo che usi OKX, lo usi senza il KYC o avevi creato l'account prima di ottobre 2018? Ma in realtà l'ho creato da poco l'account, infatti non posso usare quasi niente se non il margin trading su alcune altcoins che lo uso lì, perché ci sono delle fees minori sul borrow, insomma, niente di particolare. E danno un po' più di bonus, quindi a somma fatta conviene, mi è convenuto avere l'account lì. Non so voi, ma questa settimana rabbrividisco nel confrontare performance dei mercati finanziari e situazione dell'economia reale. Gran bel topic anche questo, è veramente agghiacciante vedere come i mercati tradizionali stiano diventando un qualcosa di fuori di testa. Mercati azionari, lo Standard & Poor's che continua a fare nuovi massimi, ha recuperato praticamente tutto il dump e l'economia è a rotoli, la società è a rotoli. Ma che dire, ma sì, continuiamo a stampare soldi, continuiamo a pompare gli stocks, ma non so dove arriveremo, veramente, non saprei proprio. Io ho chiuso le posizioni short perché le avevo sul MIB, sulla Borsa Italia, le ho chiuse da un po' di giorni perché ero posizionato in base ovviamente alla tendenza ribassista, poi c'era quest'area di accumulazione che ho detto: boh, se la rompiamo a rialzo, io chiudo, perché solitamente i range così lunghi nei mercati tradizionali sono estremamente significativi. Posizione short praticamente chiusa in totalità, ne ho lasciato una briciola aperta perché faccio uno scale out di volta in volta. Nel frattempo avevo fatto durante la discesa eggiata sempre dallo short un po' di acquisti di azioni che adesso stanno iniziando a ripagare un po', e valuterò eventualmente già qualche take profit magari in questa prima zona intermedia o ai primi segni di debolezza. Comunque non voglio andare troppo off topic, ma semplicemente confermare quello che dici. Fondamentalmente il mercato azionario è un tavolo di poker gigantesco, io me lo immagino così ormai, e niente di più e di meno che quello, completamente slegato dall'economia tradizionale, dall'economia anzi. Se perdo il ledger ma ho le chiavi private, come posso recuperare i fondi? In qualsiasi modo, cioè sei tranquillo, se hai le chiavi private, il seed intendi, immagino. Tu apri un altro wallet, che può essere anche non un ledger, può essere anche Exodus, Trust Wallet, tutti i wallet del mondo, insomma, inserisci le tue seed words e hai il tuo wallet bello, tranquillo, perché i fondi non sono fisicamente dentro al ledger, cioè questo è soltanto, è da immaginare come un portachiavi, non come un wallet. Cioè la similitudine wallet è un po' fallace, se vogliamo, perché qua non c'è dentro niente, qua ci sono dentro le chiavi per accedere ai tuoi fondi che sono sulla blockchain, cioè i fondi sono in giro nella blockchain, sono sparsi per la blockchain e non sono neanche fondi reali, cioè sono output di transazioni, ma qua si andrebbe troppo nel tecnico. In ogni caso non ti preoccupare. L'errore 4 è il modo più veloce per bruciare il conto. Sì, sovraesporsi, direi proprio di sì. Che sincronicità, volevo scriverti di fare un video in cui mostravi i tuoi errori passati, così da essere di insegnamento agli altri. Più tardi vado a vederli tutti. Guarda, mi fa piacere che ti sia di interesse, che sia uno spunto magari anche di riflessione, lo spero, perché davvero imparare dagli errori altrui è importante, ma conoscerli, perché poi è difficile non ripeterli. Sono errori legati all'emotività, quindi è veramente difficile, anche se si conosce la teoria, non caderne trappola.
Ciao Luca, mi sono perso qualche live. Comunque avevo ragione quando avevo detto che il mercato che avrebbe fatto il mercato avrebbe fatto il contrario di quello che vinceva nel sondaggio. Ovviamente i sondaggi servono a questo, no? Di chiedere qualcosa, come la vedete, per poi fare il contrario. A tal proposito, facciamo un bel sondaggio su quello che secondo voi accadrà nel mese di giugno. Che cosa ne dite? Allora, nuovo sondaggio, poi andiamo ad analizzare i grafici. Cosa succederà nel mese di giugno su Bitcoin? Ovviamente risposte, allora, pump, dump oppure niente di che, quindi continuiamo nel range, eccetera eccetera eccetera. Durata 10 minuti, dai, inizia sondaggio, votare. Dov'è il sondaggio? Sopra la chat, lo vedete in alto qua sopra la chat, quindi cliccate la freccina in giù e scegliete la vostra opzione preferita. Via, non si vincono shitcoin né niente, quelle le si vincono se qualcuno mi gasa particolarmente coi commenti, quindi mi raccomando, partecipate ai live, perché io airdrop shitcoin in base a come mi gira e quanto mi piacete. Allora, ciao Luca, com'è possibile che spesso il passato non si ripete se esistono studi sulla ciclicità di Bitcoin? Allora, ecco, questo è un punto veramente importante. Il passato non si ripete è un discorso che va inquadrato nel non forzare la ripetizione del passato, cioè anche difficile da spiegare, nel senso, vi faccio un esempio: se c'è stato, che ne so, un BART in passato che si è risolto in un modo specifico e oggi c'è un altro BART che sembra che vada nello stesso modo, non vuol dire il fatto che c'è stato in passato che si ripeterà, esattamente anche come il discorso dello stock to flow: in passato è stato rispettato, in futuro non vuol dire che non sarà rispettato, ok? Perché è un discorso anche di sottocampionamento, se vogliamo. È importante avere un campione sufficientemente ampio per fare uno studio statistico, quindi non si può soltanto basarsi su un paio di situazioni. Il discorso della ciclicità, guarda, secondo me è a tratti forzata l'analisi ciclica. Io non sono un grande fan dell'analisi ciclica, però se si va a vedere semplicemente senza forzarla, anche in questo caso, quindi senza voler fare dei target di prezzo, senza voler fare delle predizioni, ma vedendo appunto quali sono magari alcune ciclicità effettive nel mercato, allora ha senso. L'importante è appunto non forzare le cose dicendo è successo così, si stanno ripetendo le stesse condizioni, si ripeterà lo stesso esito. Quello è un errore gravissimo, secondo me. Allora, adesso direi che andiamo a vedere un po' di grafici, perché altrimenti qua vi rompete, lo so, vi rompete troppo, soprattutto chi ci guarda sul tubo. Allora, partendo dal grafico mensile, del quale vi ho già anticipato un bel po' di cose, qua possiamo vedere, allora, il fatto che stiamo rompendo la trend line discendente, anzi apparentemente l'abbiamo già rotta, ma non è una rottura effettiva, perché questa qui è una candela che non ha particolare significato, bisogna contestualizzare. Comunque siamo a ridosso di questo high locale, ok? Quindi questo è il primo ostacolo da superare. Dobbiamo basare l'operatività su i livelli di supporto e resistenza orizzontali, quindi sì, la rottura della trend line, ma attenzione a come affrontiamo i livelli di prezzo. Qua sopra, tra l'altro, abbiamo un bel pool di liquidità, se ci fate caso, guardate quante shadows, più volte ci siamo arrivati, poche volte, anzi nessuna, a parte forse adesso, ci siamo riusciti a rimanere. Questo è super mega importante, quindi questa è la prima area da rompere. Idealmente, come abbiamo accennato prima, se vedessimo un Bitcoin che chiude giugno a 11.000, quello è un breakout, è un segno abbastanza strong di breakout, perché abbiamo l'attacco ribassista che si è risolto con un piccolo failure swing, quindi con l'apparizione di domanda, una candela quasi engulfing bullish dopo, una candela lì per rompere che ha assorbito liquidità, questa è una candela mangia liquidità perché da una parte e dall'altra ha creato un fair price, ha creato un prezzo di equilibrio, ne abbiamo parlato anche sul giornaliero, è rispecchiato anche sul mensile ed è più o meno lo stesso, tra l'altro, e adesso è giunto il momento, ok, se vogliamo rompere, di rompere, quindi ci vuole qualche segnale un po' più forte. Se giugno ci dà dei segnali come appunto la rottura rialzista, si aprono tantissimi scenari anche sui time frames elevati come quello mensile, perché dobbiamo andare a vedere come ci comportiamo appunto sugli 11.000 circa.
che è il primo ostacolo. Se chiudiamo sopra questo high, ve l'ho detto, invalidiamo questo mega triangolone e riconfermiamo la nascita di un nuovo ciclo rialzista. Come vedete qua io ho tratto delle linee verticali che volevano essere appunto delle sorte di cicli, se così li vogliamo chiamare, che banalmente ci dicono rialzo, ribasso, il tutto all'interno da qua. Circa in poi di una mega triangolazione, quindi lateralità di fondo su ampia scala, su macro. Su una scala più ravvicinata invece abbiamo dei cicli, rialzo ribasso. Questo è un papabile breakpoint per questo ciclo di ribasso, che tra l'altro lo convaliderebbe come un ciclo di ribasso estremamente più debole dei suoi predecessori. Quindi se questo ciclo di ribasso si concludesse con la nascita qua di un breakout, di una prosecuzione rialzista, avremmo delle ottime basi sulle quali partire. Il nuovo prezzo, il nuovo base price, il nuovo, come dire, floor, così diventerebbe 11.000, nel caso in cui ovviamente lo superiamo. Questo diventerebbe un costrutto di bottom a tutti gli effetti, una sorta di testa e spalle rovesciato, Adamo ed Eva, non so neanche come chiamarlo. Fatto sta che sarebbe un minimo locale dal quale si ripartirebbe con trampolino migliore, appunto questa zona qua. Nel caso in cui dovessimo rompere in maniera molto forte già da giugno e qualcuno avesse paura di aver perso il treno, ok, su un time frame ampio come questo si palesa una possibilità su ritracciamento. Quindi tra i 9.700 e gli 11.000 ovviamente ci sarà da aspettare, probabilmente perché mi aspetto una fase di FOMO, però poi questa sarebbe una prima zona di liquidità dalla quale pescare per andare avanti, ok? Se invece non si vuole aspettare, non si ha tutta questa pazienza di guardare il time frame mensile, ce ne andiamo sul time frame giornaliero. Quello, cioè il vedere davvero un breakout, una chiusura mensile sopra gli 11.000, per me significa che l'unica esposizione che si può avere è long, non ci sono cavoli, sarebbe veramente bullish all'ennesima potenza, con primo target 14.000, cioè prima resistenza notevole sulla quale dobbiamo vedere come ci comportiamo. Giornaliero, eccoci qua. Allora, in realtà volevo vederlo su Max, il giornaliero, che ci sono un po' più di movimenti aggressivi. Allora, sul giornaliero abbiamo una situazione esattamente come l'abbiamo lasciata due giorni fa. Abbiamo subito il falso break in questa posizione qua, ha dumpato fino al range low su BitMEX, sugli altri exchange un po' meno, ma fatto sta che ha spazzato via un bel po' di liquidità. Abbiamo visto l'open interest calare parecchio. Andiamo a vedere su CoinAlyze se abbiamo a disposizione qualche dato in più ravvicinato sull'open interest, in modo da capire come ci stiamo muovendo adesso. Allora, 5 minuti anche no, facciamo 4 ore. Cos'è successo? È successo che ovviamente sono stati fulminati 150 milioni su questa candela di sell off, tante liquidazioni come poche volte se ne sono viste, e poi ha ricominciato, vedete, a salire un po' l'open interest insieme al mercato stesso, ok? Quindi questo non è neanche un bruttissimo segno per quanto riguarda la forza dei mercati stessi, perché questo rialzo è stato accompagnato da un incremento dell'open interest. Tuttavia, ovviamente non bisogna prendere più di quello che ci dà, cioè l'open interest alla fine è uno specchio delle posizioni aperte sul mercato. Su un time frame così ridotto non è che dia tutte queste informazioni. Tuttavia adesso ci troviamo di nuovo ad approcciare il pool di liquidità famigerato, che è ritornato un pool di liquidità in offerta, ok? Quindi questo ridiventa di nuovo rosso, e salviamo il grafico, e vedete che effettivamente oggi ha scatenato un po' di liquidità. Se andiamo sull'intraday, permettiamoci questa cosa, visto che comunque stiamo osservando un'evoluzione di pochissimo tempo rispetto all'ultima analisi che abbiamo fatto, come vedete abbiamo pescato in più occasioni da questo pool di liquidità. Questa è una, come dire, un abbeveraggio, se così lo vogliamo chiamare. Guardate bene la conformazione delle candele e dei volumi, che sono importanti per capire quello che accade. Allora, quello che è accaduto è stato che abbiamo avuto una spinta rialzista
qua, adesso tiro via un po' di sporcizia perché volevo descrivervi le cose una alla volta. Volumi in rialzo, spinta rialzista. Siamo arrivati, prima cozzata contro il pool di liquidità, in questo modo. Qua è successo che un po' di short sono stati fillati, hanno soppresso, e la candela successiva è stata una continuazione della soppressione, non, cioè sì, con volumi comunque paragonabili alla candela precedente sopra la media, quindi ancora appunto una fase di turbolenza. Dopodiché c'è stato un po' di pausa, questa candela verde probabilmente è solo un rebound, uno storno dato dall'order book vuoto, i volumi sono minimi, quindi questa candela è assolutamente insignificante. La candela successiva ha beverato di nuovo dalla liquidità che era posta qua sopra, ci abbiamo provato, siamo stati soppressi, ma c'è anche domanda, vedete, anche da qua sotto c'è domanda che spinge verso l'alto. Lo stesso nelle candele successive, vedete, qualche tac tac tac, qualche tentativo di dump assorbito, altro tentativo di dump assorbito, ma in media comunque siamo usciti da questo piccolo range, quindi sul time frame di breve abbiamo rotto a ribasso questo range di abbeveraggio della liquidità, quindi chi ha shortato ha dumpato. Stiamo guardando su un time frame ridottissimo, quindi ovviamente non si parla di mega dump, ma di dumpini, ecco. E poi vedete che la prosecuzione del dump è stata subito arrestata da questa candela di arresto, perché c'è anche della domanda. Della domanda che ha avuto un po' di follow up anche dopo, e adesso è lì di nuovo piatta, quindi si sta formando un altro cluster di prezzo abbastanza piatto. Ok, questo cosa ci dice? Ci dice che non c'è particolare movimento, qui è una guerra dei long e degli short, degli scalpers, queste sono posizioni veramente di breve che accumulano, poi dumpano un po', poi continuano, il gioco continua fin tanto che non c'è un palesarsi di domanda offerta talmente forte da rompere i livelli chiave, fin tanto che si rimane compressi tra due livelli chiave che al momento per noi sono il pool di liquidità sopra e il supporto 9500 e dintorni sotto, ovviamente giocano gli scalpers, si formano questi range nei quali è impossibile operare perché, come vedete, è un continuo a mangiare da sopra e da sotto la liquidità, e poi chi ha appunto i capitali per dumpare decide quando fa fuori uscire dal range, poi chiude le sue posizioni, si forma un nuovo range e così si continua. Insomma, è poco interessante per i retail traders come noi, e quindi io personalmente non opererei mai, ma nemmeno su un time frame di questo tipo. È interessante, se visto su un time frame un pelino più elevato, vedere come in questo caso c'è stato un bel fill da parte della domanda, cioè qui c'è stato, forse è stato anche un fenomeno simile, perché poi l'attacco successivo è arrivato non più in alto del range high qua, del pool di liquidità, scusate, range high sempre guardandolo sul breve, qualcuno ha approfittato della liquidità che si trovava qua sotto, vedete questo pool di liquidità, per andare a innescarla, a fillare dei long qua dentro, continuare il rialzo e poi probabilmente è andato a chiudere delle posizioni qua perché ha fatto il suo profitto. Questi sono i giochi, i piccoli giochi delle cosiddette balene che hanno i grossi capitali, muovono un po' il mercato, soprattutto nelle fasi in cui è vuoto, ok? Nelle fasi in cui l'open interest decresce e siamo subito dopo a una candela di arresto, questa è l'operatività ideale per chi la può fare. Perché? Perché molte posizioni sono state spazzate via da questa candela, immaginate come si è vuotato l'order book, come si è vuotato l'open interest in seguito a questa candela, di conseguenza con un order book vuoto è più facile spostare il prezzo a parità di capitali avuti, e quindi, come vedete, quello che accade è un continuo a pescare liquidità, quindi può diventare interessante seguire questi movimenti per chi vuole scalpare, quindi andare a pescare i falsi break, i failure swing, eccetera eccetera, oppure per chi invece è interessato a fare trading più dall'alto, tra virgolette, non fare una mazza è l'opzione migliore. Quello che sto facendo io è esattamente quello. I primi segni che ci potrebbero dire invece che riparte qualcosa di più serio, di più, come dire, partecipato, sarebbero di nuovo il recupero del benedetto pool di liquidità, che rimane un pool di liquidità, cioè questa è da vedere come una gigantesca shadow, cioè se guardiamo ad esempio un time frame tipo 2 giorni, aggiungi, tac, ecco, questa è una candelona di arresto, come vedete.
In un time frame 2 giorni si trasforma appunto in una candela di arresto, e quello che ci dice è la spazzata, e ci dice che qua c'è della liquidità, questo è il pool di liquidità di chi vuole difendere gli short fillati qua, e vedete come rafforza di nuovo questo pool di liquidità, ok? È importante perché quello è il nostro punto dove continuiamo a cozzare. Vedete che sui 2 giorni rimane la resistenza principale, proprio perché un time frame un po' più ampio come questo esclude questa anomalia che c'è stata durante il falso break, lo trasforma in una candela di arresto. Pertanto dobbiamo andare a vedere quale per primo viene violato tra il pool di liquidità qua sopra e sotto, volendo abbiamo i 9.500 come sempre decisore di bias, ok? All'interno del range. La violazione dei 9.500 con buona probabilità porterà di nuovo ad attaccare il range low, quindi la zona 8.800, 8.700 e il pool di liquidità sottostante in quest'area qua tra gli 8.550 e gli 8.750, che è quella che finora ha tenuto, è stata difesa con forza dai bulls. E quindi di nuovo ci proiettiamo sullo scenario: terrà quel range low lì, sì oppure no, e in base a quello che accadrà decideremo il da farsi. Per ora non ci sono particolari segnali, appunto i volumi sono in calo, siamo in approccio al pool di liquidità, segnali di offerta su una resistenza è un setup, quindi se si palesa offerta sul pool di liquidità che si trasforma operativamente nella perdita dei 9.500, viene voglia di shortare fino al range low meno. Se invece al contrario si palesa domanda, che significa la rottura del pool di liquidità con magari una conferma o due su candele giornaliere sopra i 10.000, quello è un setup long, va bene? Ok, questa è la situazione su Bitcoin, non c'è molto altro da aggiungere. Vi parlo di un paio di altcoins, visto che ce ne sono alcune molto interessanti, alcune che sto anche seguendo. Ritorniamo sul time frame giornaliero. Allora, partiamo da Ethereum, visto che ho la posizione aperta. Posizione aperta su Ethereum mista tra, ecco qua non mi ha salvato ovviamente la configurazione, perché questo primo take profit, se vi ricordate, lo abbiamo trasformato in un secondo entry dopo aver fatto take profit. Tra l'altro è stato divertente perché lo sviluppo della mia posizione su Ether è stato, come vi ho condiviso anche step by step su Telegram, è stato rottura, cioè rottura di questo costrutto di bottom qua in fondo che ha triggerato il mio setup, ok? Setup sul retest, il quale prende ovviamente il top delle shadow, eccetera, eccetera, abbiamo già parlato, entrato qua dentro per 2/3 R, per 1/3 del mio totale previsto, e avevo come primo take profit quest'area cluster intermedio che nasce qui. Take profit fillato 2 giorni dopo con una violenza pazzesca, tale che ho detto, caspita, no, se torna lì ci rientro. Entry fillato fortunatamente, adesso siamo qua. Com'è la situazione? La situazione è che ho uno stop profit a questo punto dell'intera mia posizione che si trova qua sotto. Ok, se andiamo a perdere questo cluster intermedio, allora questo qua diventa un costrutto di top. Ok, il fatto che stiamo lateralizzando un po' significa che questo livello di prezzo diventa importante. Contestualizzando il tutto con l'ultimo top in quest'area, che è questo, vedete che rischiamo di fare un piccolo lower high e quindi di andare a continuare questa tendenza. Attenzione, perché non è da escludere, va bene? Questo potrebbe essere una sorta di triangolo gigantesco, che qua c'ha i bottom che salgono e però ha i top che scendono, e quindi se questo diventa un terzo top, quindi una cosa di questo tipo, io non voglio tenere aperto il mio long alla cieca, lo chiudo qua sotto in profitto, va bene? Questo è il mio setup. Se continuiamo a rialzo, trend follower finché dura, va bene? Perché rompere questo costrutto qui, che va anch'esso avanti da tempo, facendo un higher high, che significa superare questo livello di resistenza 0026, è un segnale estremamente forte che mi dice: tieni aperta la posizione, trend follower finché dura. Ecco, questo è Ethereum. Vi faccio vedere Cardano, che è l'altra altcoin che sto seguendo, e già che ci siamo anche BNB, visto che qualcuno me l'aveva chiesto. Allora, Cardano gola, fa gola perché, guardate, ci sono i primi segni di offerta, che è bene, perché ha dato un messaggio chiaro come l'acqua, ok? Il messaggio chiaro come l'acqua è questo e questo. Quindi occhi puntati su Cardano, perché è un buy the dip Cardano, c'è da stare attenti,
bisogna stare attenti e cercare di entrare in un punto ragionevole, non a casaccio, non adesso che è al top, ma in un punto ragionevole. Buy the dip dove? Allora, primo livello interessante è per me questo qua. Perché? Top della shadow più, guardate qua che cosa abbiamo, un amico cluster intermedio, piccolino ma c'è, questo. E quindi da lì si origina il primo buy, il primo entry. Gli altri entry io li ho frazionati in 5 punti equidistanti tra appunto qua e qua sotto. Qua e qua. Perché questo che vedete evidenziato in rosso è un cluster intermedio settimanale. Eccolo qua. Allora, ovviamente voi direte te lo scordi che arrivi fin lì, ok, vediamo, non è mai dire mai, però anch'io penso che se dovesse continuare a rialzo non arriverebbe mai fino a quest'area qua sotto. Quest'area qua sotto è una scommessina, tra virgolette, ad alto rischio miss, ma ad alto rendimento potenziale, di vedere un qualcosa del tipo, aspettate che voglio cancellare un po' di schifo. Che succede qua? Ok, via, via. Allora, il discorso era, volevo cancellare questo in verità, di sperare di vedere una candela, magari durante la correzione, che ne so, Bitcoin fa un pump ciclopico o un falso movimento come quello di pochi giorni fa, le altcoin si impazziscono di solito e magari sai che mi può fare un bel candelino che ha una shadow così che va a pescare proprio dalla liquidità qua sotto e poi ritorna su, mai dire mai, e quindi una piccola bet lì dentro ce la metto, nonostante la zona a maggior confidenza rimane questa qua, e per questa ragione ho posizionato 2/3 della posizione dell'entry in quest'area e il rimanente terzo qua dentro proprio come bet, ok? A maggior rischio maggior rendimento, maggior rischio miss maggior rendimento. Questo da un lato non mi squilibra troppo la posizione in quanto a esposizione, che rimane un complessivo in esposizione di 3/2 R per 1,5, quindi come mai così tanto? Per la forza del segnale che ha dato e per il fatto che le altcoins sono globalmente ben configurate. Se si guarda la dominance si nota l'uptrend appunto del le altcoins stesse. Quindi questo è Cardano, oserei dire, invalidazione della posizione, stop loss qua sotto, perché fa un lower low e va a perdere tutto l'impulso, insomma fa schifo se arriva lì sotto, c'è poco da dire. L'altra altcoin che vi mostro, visto che la holdo, è BNB. Allora, BNB è curiosa perché al di là dell'holdarlo oppure no, sta mostrando un potenziale setup interessante, soprattutto per gli accumulatori. Allora, ci troviamo spappolati in una zona di liquidità appena sotto a un range low che è 0.0018, questo, e se recuperiamo questo range low il segnale è potente. Perché? Perché mi dice tatac che non è che questa questo è un breakdown, questo è un breakdown ma non breakdown, è stato finalizzato ad accumulare liquidità, cioè un breakdown farlock, un falso breakdown. Effettivamente se guardate questa shadow qua termina il pool di liquidità, non siamo scesi sotto di esso, io avrei dumpato tutti i miei BNB che come sapete li utilizzo per creare il referral link che dà a voi il 20% dello sconto sulle fees di Binance per sempre se lo utilizzate, lo trovate nella descrizione dei miei video, sempre lo metto, e cioè è così, non ci sono fregature, 20% di sconto per sempre sulle fees, ovviamente io ho il guadagno da referral che lo sapete bene è un'entrata, una forma di entrata, e quindi per me è un investimento in quel senso lì, anche holdare i BNB, e tuttavia non è che li sto a holdare in perdita all'impossibile, o li short mentre sono in palese downtrend oppure li vendo e poi rifarò il referral link più avanti. Quello che avrei fatto era di chiudere la posizione nel caso in cui fossimo scesi qua sotto, cosa che non ho ancora fatto perché appunto qua si è mostrata domanda, abbiamo fatto un'accumulazione qui sopra, sopra il bottom che è stato respinto con forza, e adesso c'è la possibilità di recuperare il range low che sarebbe un segnale forte, ci proporrebbe
un setup long carino che sarebbe di entry appunto sul retest, magari anche qua col discorso della shadow, vediamo quanto viene rotto poi all'ingresso, e lo stop loss sotto i minimi, che è il mio stop loss preferito. Ce lo possiamo permettere qua perché il rischio rendimento sarebbe comunque eccellente, in quanto i primi take profit sarebbero in zona metà del range, che è più o meno qua, ok? Quindi è un setup eccellente che potrebbe trasformarsi in trend follower, e parliamo di una coin come BNB che è, vale la pena holdarla, insomma ci sono veramente poche storie. Basta, questo è tutto quello che avevo da dirvi. Adesso se avete qualche domanda su altcoins o qualsiasi cosa, mi raccomando fatemela, perché torno subito da voi. Ma prima faccio un micro commentino sul nuovo script della pendenza della strategia automatica che vi ho condiviso un po' di tempo fa. Cosa ho modificato? Allora la faccio brevissima, perché poi è abbastanza autoesplicativo. Ho modificato che ho ridotto gli alert da 4 a 3, così vi libero uno slot, che insomma anche i TradingView Pro così hanno gli slot limitati per gli alert. In particolare ho creato un alert chiudi posizione generico che chiude sia i long che gli short, un alert open long e un alert open short. Inoltre, nella logica della strategia, ho creato una logica interna che appunto gli dice quando ho posizioni aperte e devo aprirne subito un'altra, quindi il flip, vedi, flip long uguale open long and close short. Quindi se sono short e ho un segnale di long, quindi dovrei chiudere lo short e aprire il long, non mi manda più due segnali in parallelo, che è una cosa sempre subottima in ogni caso, ma me ne manda uno solo, flip, che poi si può mettere su TradingView Hub, perché su TradingView Hub esiste la possibilità di flaggare close current position, quindi ti flippa la posizione. Fondamentalmente queste sono le due modifiche: 3 alert anziché 4 e il flip integrato anziché due segnali contemporanei che potrebbero essere elaborati male dal bot in caso di che arrivino nell'ordine sbagliato. Quindi vi consiglio di darci un'occhiata e di aggiornare anche il vostro script, chiaramente sempre con la testa di sapere quello che si sta facendo. Bene, questo è quanto. Ditemi, parlate, chiacchieriamo un po', fatemi domande, ricominciamo appunto con le domande. Il fatto di aver teorizzato, parto dalle ultime, io direi inventato un modello come lo stock to flow, potrebbe aumentare la probabilità che continui a valere, dato che se ne continua a parlare, una sorta di profezia che si autoavvera. Guarda, la mia risposta è assolutamente sì, perché sappiamo che funziona così molto spesso, e più gente segue questa cosa più si crea hype. L'hype è un'arma a doppio taglio, attenzione, perché di solito è come le notizie: chi è interessato a generare hype probabilmente è interessato a vendere. Bisogna mettersi in testa questa cosa. Quando Bloomberg scilla Bitcoin, se è successo così come qualcuno di voi amici mi ha detto, vuol dire che Bloomberg probabilmente già li ha i Bitcoin, ma così come quando è uscito che quel fondo aveva acquistato Bitcoin, un po' come quando Bill Ackman dice io ho aperto posizioni long, io ho aperto posizioni short. Perché lo fa? Per far spargere nei media la notizia, per far pompare le stocks e per guadagnarci lui che aveva già comprato vendendovele. Mi raccomando, bisogna entrare in questa logica. Le notizie sono fatte per generare sentiment nei retail traders, quindi se qualcuno di importante dice sto comprando Bitcoin per farlo sapere al mondo, probabilmente l'ha comprato tempo fa e adesso ve lo sta vendendo, quello è importante. E quindi il discorso dello stock to flow, anche lì attenzione, perché più se ne parla più si genera hype, e quando si genera hype però dopo un po' c'è il crash, perché un eccesso di hype porta sempre a una fase poi ribassista molto pronunciata. Luca, un mio grandissimo classico, Band, e andiamo a vedere Band, visto che ne parliamo sempre, ormai lo seguiamo come un fratello. Allora, Band, attenzione, mi convince molto poco, secondo me è prossimo a una correzione, mi permetto di dire questa cosa, perché vedete è parabolico, prima cosa da tenere in considerazione. Quando c'è un trend parabolico, attenzione, soprattutto più si tende alla parte alta della parabola. Seconda cosa, candela di arresto qui, guardate quanta offerta c'è stata qua, guarda, tac. Abbiamo due candele, una dopo l'altra, una qui e una qui, che hanno palesato un sell-off mostruoso.
E guarda caso è verso la cima della zona parabolica. Dopo questo sell-off mostruoso si è creato un tetto qui, una zona di liquidità fondamentalmente che va da qui a qui, particolarmente densa in questa zona, chiaramente, nella quale siamo entrati, ma come siamo entrati? Così. Non lo so. Non mi convince granché, cioè sembra che questi siano dei FOMO buyers a me. E quindi io ci starei lontano da Band, se devo essere del tutto sincero. Cioè, poi preferirei sbagliarmi e vedere domani che fa un altro più 20%, piuttosto che essere entrato e poi vedere che inizia il dump, perché poi c'è il rischio di finire in uno di quegli errori che è rivalersi sul mercato. No, scherzi a parte, attenzione, perché parabolico, segni di sell-off, pochi volumi in acquisto, nonostante gli higher highs, la vedo male per Band, se devo essere sincero. Cos'è il trading automatico e come funziona? Allora, carissimo, ho fatto un po' di video a riguardo. Il trading automatico fondamentalmente significa che tu programmi una logica, un algoritmo che apre e chiude posizioni in base a delle regole che tu gli imposti. Ti esclude l'emotività, ti è attivo 24 ore al giorno, non dorme mai, non sbaglia un colpo. Ovviamente hai i risultati che dipendono poi dalla strategia stessa. Se ti guardi la mia serie di video sul trading automatico, ne scoprirai di più. Mi hai smontato, no? Mi spiace. Piace, no, ma hold the band, valuta un take profit. No, sto scherzando, non sono consigli finanziari, mi raccomando. Non ti dimenticare Tron Bitcoin, hai assolutamente ragionissima. Allora, andiamo a vedere Tron Bitcoin, Gigabait, che cosa, il mio titolo, come osate dire che ho i titoli clickbait? Non so più che titoli inventarmi, ho finito i clickbait. Allora, Tron Bitcoin non è bellissimo. Perché? C'è mica Tron 4.0 adesso, fa morire, perché Justin Sun cerca di fare l'hater di Ether, di Ethereum e di shillare il suo Tron in tutti i modi possibili e adesso che esce Ethereum 2.0 lui fa uscire Tron 4.0, come per dire io ce l'ho più lungo. E il grafico è pietoso, nel senso che è un downtrend discretamente marcato, come potete ben vedere. E attualmente ci troviamo in un range che potrebbe sì essere un bottom, ma non abbiamo ancora le caratteristiche per definirlo tale. Quindi, fin tanto che ci muoviamo qui, range trading, poco interesse, tranne per chi vuole accumulare e chi è un mega fan di Justin Sun, che potrebbe fare degli entry accumulativi con stop loss sotto i minimi del range, ma per il resto non ci vedo niente di interessante. Detto in maniera sincera, su Binance per future, quindi conviene tradare in BNB che in USDT. Allora, in BNB come collaterale intendi hai un vantaggio sulle fees, mi pare. Io di solito uso USDT, però a dire il vero. Edo ETH continuerà a salire, vediamo. Cacchio, in Ether addirittura, qua mi metti in difficoltà. Dunque, Eidu ultimamente è abbastanza carico, in effetti. Però permettimi di esaminarlo in Bitcoin, perché la coppia Eidu Ethereum mi mette veramente in difficoltà. Allora, ecco, guarda, c'è da tenere sott'occhio quest'ultima resistenza. Abbiamo fatto perché in base a quanto rompiamo a rialzo ci viene definito quanto è forte il segnale di inversione rispetto all'ultimo periodo. Ok? Fatemi spiegare meglio. Qua finora abbiamo rotto a rialzo quest'area, quindi questo costrutto di bottom locale. Abbiamo rotto a rialzo beh, c'erano un po' di shadows qua così ed effettivamente sono servite. Vedete come zona di retest, e poi abbiamo spinto di nuovo verso l'alto. Se rompiamo a rialzo anche questo, tutto questo diventa un costrutto di bottom e quindi il reversal diventa molto più forte. Scala, ok? L'inversione di trend scala. E è importante osservare questo. Quindi al momento è molto esteso, quindi un po' di leg up le ha già fatte. Qui vedo che c'è attività di vendita, quindi magari adesso fletto un pochino. Si potrebbe puntare a recuperarlo. Ad esempio in questa zona, qua c'era già la shadow volendo, e fare un trade speculativo basato su questo step, quindi con stop loss ad esempio qua sotto,
e take profit sul range high. Dopodiché, se viene rotto questo range high relativo a, da qui a qui, allora può diventare trend follower, perché abbiamo un'inversione molto molto forte, molto marcata, quindi che vale la pena di seguire. Questa è la mia visione su Eidu. Abbi pazienza che non l'ho visto in Ether, ma Ether è estremamente volatile, quindi non vale la pena usarla secondo me come base currency per esaminare le altcoins. Ciao Luca, Bitcoin Core è il modo più sicuro per detenere Bitcoin essendo un full node? In quel caso bisogna dichiararli? Allora, ovviamente il full node è il non plus ultra per la detenzione delle proprie coin e anche per il sostegno della rete, perché si valida anche le transazioni altrui. L'unica cosa riguardo le dichiarazioni, la teoria dice di sì. Ecco, io mi limito a questo. Poi io consiglio sempre a tutti coloro che hanno certe quantità, diciamo così, di cripto, di far due chiacchiere con un commercialista, che magari ci si aiuta un po', si capisce meglio cosa fare. Riguardo alla dichiarazione, in teoria bisogna dichiarare tutte le cripto che stanno al di fuori del suolo italiano, quindi se si detengono cripto su The Rock Trading, su Conio, non è necessario dichiararle, perché sono su suolo italiano, sono un credito a una piattaforma italiana. Se le si detiene al su exchange esteri o su wallet, vanno dichiarati nel quadro RW. La teoria dice questo. Giustino Sole non è affidabile, come osi dire che non è affidabile, in realtà è vero, assolutamente vero. Fanno uno swap PNT, Eidu fa lo swap, avevo letto qualcosa, Provable Network, qualcosa del genere. Cava ed Engine, andiamoli a vedere immediatamente. Allora, Engine ce l'ho qua, e cosa sta combinando? Niente, sta combinando che è in uptrend, è bello bello strong, e la pressione in acquisto per ora è predominante. Sempre siamo appoggiati su un supporto, abbiamo sopra la testa una resistenzina abbastanza interessante, ma tuttavia questo è un buon volendo entry, anche spalmandolo un po' in questa zona qua, con stop loss qui sotto e take profit qua sopra. Quindi questo è una posizione discretamente carina, a dire la verità. I volumi sono buoni, sono comunque sempre sostenuti, con la flessione sono calati, ma ci sono dei bei segnali, a dire la verità, su Engine. Andiamo a vedere anche Cava BTC, cosa ci dice di bello. Allora, Cava tra poco mi pare che lanci la mainnet, e al momento il grafico è in un punto abbastanza cruciale, guardate questo. Se lo rompiamo è un bel segnale anche in questo caso, perché andiamo a chiudere tutta questa parte, facciamo una super mega inversione quindi, e potremmo tranquillamente abbozzare un long, in base ovviamente a quanto lo rompiamo a rialzo, con attenzione a questo livello, che è una shadow importante, forse anche questo se arriviamo molto in alto col breakout, e lo stop loss si potrebbe configurare bene ad esempio qua sotto, oppure più speculativo, adesso vedo questa candelina che è curiosa, però questo diventa una zona di liquidità debole, ma per un trade speculativo potrebbe essere interessante. Questa è la mia visione su Cava. È ben messa anche lei, che dire, le altcoin sono abbastanza interessanti. Ma Bitcoin Core si intende su suolo italiano? No, tutto ciò che non è effettivamente un'azienda italiana non è su suolo italiano. Per la dichiarazione basta dichiarare la giacenza media. Sì, ci sono delle regole, c'è da capire, cioè nell'anno di riferimento d'imposta c'è da dare un prezzo medio, tutte delle regole, insomma, così. Ci sono delle guide online comunque che fate bene, ma vi consiglio di dare due voci al commercialista nel caso in cui deteniate delle cripto. Riguardo il tax and law delle cripto, cercate il canale Bitcoin Tax Legge su Telegram, ma potrebbe essere interessante. Ciao, guardi Mana e Tomo per favore? Assolutamente sì, andiamo a vedere Mana BTC. Mana BTC è poco interessante, perché comunque è spiaccicato qua sotto con questo spike da recuperare sopra, prima del, cioè anche se dovesse fare un massimo crescente qui
è di scarsa rilevanza, perché c'è tutto il, questo macigno sopra da recuperare. Cioè andremo a invertire questa zona, assolutamente sì, però il fatto che qua c'è, è già stato pescato e ha fallito, crea un enorme pool di liquidità, ok? È da vedere in questa maniera, come se fosse un falso break gigantesco, e quindi diventa il nuovo top da rompere. Quindi Mana per me in ultima analisi diventa interessante qua sopra. Prima no, volendo c'è un parziale per i peggio speculatori, per chi vuole seguirlo appunto sul più breve, da qua in poi, quindi se rompiamo qua, però con target parziali, nel senso che bisogna giocarsela su quest'area e non come trend follower. Come stop loss, insomma, questo potrebbe andare bene nel caso di trade basato su questo breakout. Tomo, andiamo a vedere Tomo Chain, mi pare che si chiami Tomo. Bruttissimo, niente da dire, non mi ci avvicinerei mai e poi mai e poi mai, perché è schiacciato sui minimi, ci sarebbe da rompere quest'area per poi arrivare qua, per poi arrivare più su, adesso qua è molto frastagliato, ma non mi piace affatto. Insomma, si potrebbe forzare un trade da qua a qua, però visto il piattume generale, cioè sul macro non c'è un trend, ci muoviamo in orizzontale. La scarto a priori io, una coin che si muove così. Non so se qualcuno magari fa grid trading, potrebbe essere interessato, ma non è il mio caso. Potresti dare un occhio a FTT BTC, l'ho notata perché la seguo anch'io, e quindi diamoci un occhio a FTT BTC. Eccola, bello questo tra l'altro, io ho fatto la mia, il mio buy accumulativo poco fa, quando ho ripartito la, la zona, cioè ho ripartito con, col fine mese. Tra l'altro è finito il sondaggio, mi sono perso i risultati. Come sono stati i risultati? Nel mese di giugno, secondo voi, non succederà niente di che. Nel secondo posto pump, terzo posto dump. Vediamo, vediamo, niente di che, speriamo di no, dai, perché sarebbe bello vedere un giugno carico, potrebbe davvero fare da, da svolta, poi spingere e dare, dare più conferme a un mercato che in questo momento è estremamente insicuro. FTT invece si trova in un'area curiosa, perché guardate quanto, quanto supporto in liquidità c'è qui. Ce n'è parecchio, quindi sarebbe bello vedere un po' di domanda che rompe questo mini range che si è formato, tac, e questo sarebbe un bel segnale di continuazione del trend rialzista che al momento è inviolato, se questo diventa un bottom. Altrimenti, se lo rompiamo a ribasso, andiamo a targettare 2004 qua, più così. Che tra l'altro è il point of control al momento, perché qua si sono mossi volumi fuori di testa in questa candelina qui, chissà come mai, non so se è un'anomalia o cosa, però sembra veramente che qua si siano mossi volumi insane. Allora, vediamo qualche ultima domanda, io non ho arrivato ora, purtroppo non sono riuscito a partecipare, me la guarderò in differita, mi fa molto piacere. Qualcuno ha spammato un po' di caps lock, non si fa, molto cattivo. Dunque, ce lo butti un occhio su Pax Gold? Questo Standard & Poor's mi sta buttando giù l'oro, è arrivato a toccare un supporto importante, andiamo a dare un occhio all'oro allora. Allora, l'oro io lo guardo su altri mercati, ovviamente, non valutari ma commodities. Dove sei, dove sei, dove sei? Qua. Allora, l'oro in realtà neanche qua mi piace, avevo l'altro grafico più liquido, questo, eccolo, è vero, è arrivato a toccare un supporto abbastanza importante, sì, è un supporto che è a valenza anche settimanale, ed effettivamente il pump delle, delle stocks ha abbattuto un po' l'oro, sono un po' correlati inversamente ultimamente. Tuttavia questo è un ottimo supporto sul quale volendo si può operare anche speculativamente, e si può volendo andare a mettere uno stop loss più in basso, potrebbe essere un esempio, che ne so, qua, piuttosto che addirittura qua, cioè volendo si potrebbe anche fare un'accumulazione tutto in questa zona con stop loss qua sotto e basta, per chi vuole, per chi punta ad acquistare oro, questo potrebbe essere un'occasione di fare un nuovo dip per l'oro, chi lo sa, e basta, questo è, altrimenti per operatività speculativa di nuovo attendere il break da questo range.
L'oro di solito si muove in maniera molto fluida, molto facilmente seguibile, quindi non fa diventare matti, ecco. Per lo staking ho Tezos. Conosci qualche altro progetto carino da dare un'occhiata? Ma guarda, sullo staking in realtà tra poco Ether con Ether 2.0, Polkadot mi pare che stia uscendo in questo periodo, poi mi pare che ci sia Atom, interessante. Ma per l'oro con token via cripto non ho capito la domanda, secondo me prova a riformularmela. E che altro dire dello staking? Io non sono un grande staker, quindi non saprei. Band ti dà anche il 20%, anche Cava tra l'altro mi pare che dia una rendita con lo staking abbastanza alta. Insomma, prova a dare un'occhiata, mi pare che ci siano degli staking calculators in giro. ERD BTC, andiamolo a vedere subito. A cosa serve il widget laterale con le barre blu e gialle che usi? Allora, questo qui che vedi sul lato è il volume profile, ovvero mi dice a che livelli di prezzo si muove maggior volume e mi dice quindi le maggiori aree di accumulazione o distribuzione, perché laddove si muovono volumi più alti è dove hanno operato più capitali e di conseguenza c'è la maggior probabilità di vedere quando si esce da quell'area lì dei movimenti molto forti. Fondamentalmente mi dice quella, un'impronta del mercato lasciata dai grandi capitali. Elrond, stavamo andando a vedere, ERD, dov'è, non ce l'ho salvato, quindi lo andiamo a vedere qua, torniamo solo sulle cripto, eccoci. Allora, bello, interessante, perché ha rotto questa zona di supporto. Tra l'altro qualcuno di voi me l'aveva scillato nello scorso live dicendo che c'erano dei motivi per seguirlo, delle partnership importanti, mi pare anche forse una mainnet in uscita, il discorso che BUSD si sposterà qua, se non ricordo male. In ogni caso, adesso questa candela settimanale non è tra le più belle, ma il fatto che abbiamo sorpassato questa resistenza potrebbe dare adito a un trade speculativo con stop loss a 20 satoshi fondamentalmente, e entri da queste parti. Adesso non sto a impazzire troppo satoshi più satoshi meno, perché appunto essendo una low sat coin, in ogni caso il rialzo è spinto, sostenuto da volumi, quindi potrebbe essere anche interessante, non è neanche messa malissimo a dire la verità. E questo è ERD. ERD USDT non lo sto a guardare troppo, perché non, insomma, è un po' ridondante con quello su Bitcoin. In cosa consiste il mainnet di Band del 10 giugno? Ecco, se c'è davvero il mainnet, no, fondamentalmente significa che Band, adesso penso sia un token ERC20, lancia la sua blockchain e quindi Band va sulla sua blockchain, si sposta, si swappa da token ERC20 a token nativo della blockchain Band. Quindi attenzione che potrebbe essere un sell event, 10 di giugno, mi hai detto, mancano 5 giorni, stiamo a vedere che succede. Non ci vedo niente di buono. Cosa ne pensi di Wox? Non conosco. Che è Wox? Wox BTC. Solo su Bitfinex. Come mai sto pump? Cos'è sta cosa? Boh. Non conosco il token Wox. Non ti so rispondere, purtroppo. Il grafico è un po' frastagliato per i miei gusti. Però rompendo quest'area, Se c'è qualcosa dietro potrebbe diventare interessante, mi astengo. Per acquistare oro intendi attraverso cripto sugli exchange o con CFD? No, CFD no sull'oro, sinceramente. Io di solito utilizzo appunto Pax Gold, proprio tramite cripto, perché è molto easy, o altrimenti c'è il cosiddetto oro finanziario, però non sono un particolare fan dell'oro finanziario, cioè i future, gli ETF sull'oro. Io preferisco utilizzare appunto il token Pax Gold, anche più di Xaut, di Tether Gold. Allora, mi è stato chiesto Neo, andiamo a vedere Neo. Neo si sta appoggiando qua, quindi qua è curioso Neo, potrebbe essere interessante, perché lo avevamo visto anche nell'ultima analisi, che c'è un bel supporto
in questa zona qui, che potrebbe appunto fare da trampolino per un'eventuale altra leg up. È stato rotto, ha creato, è un cluster intermedio su time frame settimanale, nasceva da qui, e l'ho cancellato, insomma, cioè non si vede perché è sul daily, ha fatto da zona di resistenza in questo caso, ma poi la domanda ha vinto, è stato bucato, quindi adesso sta venendo retestato dall'alto, potrebbe essere un setup long interessante, con entry appunto spezzettato qui dentro, stop loss o qua sotto oppure anche a scendere sotto gli altri low, ma questo forse rimane il mio preferito perché indicherebbe comunque il riassorbimento del breakout e basta, poi c'è qualche take profit da fare lungo il percorso, però perché non è ancora un'inversione vera e propria. Abbiamo questa zona da rompere per parlare di inversione. Siamo molto lontani perché NIO ha avuto una storia di bolla nel suo passato che non gli fa molto onore. Quindi c'è ancora della strada da fare. Adesso c'è un po' di hype su NIO. Mi pare per NIO, cos'è NIO 3, NIO, c'è qualche update in vista comunque. Bene, questo è tra quelli sull'oro il più affidabile. Sì, assolutamente Pax Gold. È affidabile, ci ho fatto anche un video, come qualcuno giustamente dice. Sì, NIO 3.0, esatto. Ok, bene. Niente ragazzi, che dire, io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, nonostante questa settimana ci siamo visti di più noi che io con la mia famiglia praticamente, un giorno, poi subito 2 giorni dopo di nuovo, spero di non avervi annoiato, spero di tenervi sempre compagnia con le mie analisi, con queste chiacchierate che ci facciamo più volte a settimana. Vi ricordo che se volete contribuire alla community potete tramite Twitch abbonarvi al canale in modo da farmi la donazione periodica, se avete Amazon Prime è gratuita per voi la donazione periodica e però a me accredita lo stesso la donazione, quindi vi ringrazio. È possibile fare una piccola donazione, dare una piccola mancetta se scorrete in basso cliccando donazione per l'appunto sotto nella descrizione tramite PayPal e basta, altrimenti seguitemi mi raccomando sempre su tutti quanti i miei canali così rimaniamo sempre tutti quanti sul pezzo aggiornati. Novità in arrivo, prossima settimana ho pianificato un video, se riesco lo faccio uscire già lunedì, dedicato agli holder, ovvero 4 modi più uno, in realtà uno bonus un po' più difficile, per ottenere una rendita sulle proprie cripto, per guadagnare con le proprie cripto senza dover far trading, quindi i modi migliori secondo me per mettere a rendita le proprie cripto senza particolari sbattimenti, diciamo. Poi sto esplorando un nuovo exchange che adesso prima o poi vi condividerò, magari già la prossima settimana, che si chiama PrimeXBT, non so se qualcuno ha dei feedback da darmi, lo sto provando un po' come cavia, come scherzosamente diciamo su Discord. È un exchange che permette di fare trading sugli indici di borsa, sul Forex, sul Brent. Ecco, grande, c'è stata una donazione, vedete che parte anche il meme della Federal Reserve, ogni donazione che mi fate stampate moneta anche voi e contribuite a pompare lo stock market, bravi, continuate così e ti ringrazio ovviamente CyberStar86. E cosa vi stavo dicendo? Ecco, l'exchange che permette di fare trading con collaterale Bitcoin senza KYC, con fees abbastanza basse, molto convenienti, con spread molto bassi, su Brent, su alcune materie prime, sugli indici di borsa, sul Forex, quindi è curioso per un'operatività speculativa in più e magari ve lo presento. Ci sto smanettando ancora un po', ma ve lo porterò prima o poi sul canale. Basta, poi PrimeXBT il nome, si scrive PrimeXBT. Comunque arriverà sicuramente il mio video tutorial, li esploro tutti ormai gli exchange, non ne faccio più passare neanche uno. Bene, basta, con questo vi saluto, ci vediamo di nuovo live martedì prossimo. E passate un buon weekend, se scappate fuori dalla regione godetevi la gita fuori porta e noi ci ritroviamo sempre qua, sempre i soliti giorni, sempre a seguire il mercato. Alla prossima e di nuovo un carissimo saluto a tutti quanti.